Ma siamo in tanti, così tanti. Bene, buonasera, riprendiamo con la serie di incontri del pomeriggio. Adesso ci sarà una tavola rotonda. Ieri abbiamo discusso del fumetto come uno strumento potente anche per indagare la storia, non solo delle persone, la storia intima, come nel caso del fumetto Pini e dei Calabresi, ma anche la storia pubblica, sempre. Ma anche la storia pubblica, insomma, un po' più ampia. Abbiamo parlato di Tunisia, dei fatti italiani, della strage di Piazza Fontana, eccetera. Adesso parleremo invece del linguaggio dei fumetti come uno strumento per un confronto tra culture diverse. Il gemellaggio con la Tunisia dimostra quest'anno che avevamo anche molto in comune, molto da dirci a livello di riflessioni ed argomenti sullo strumento fumetto, ma più in generale su vari argomenti culturali. Partecipano a questa tavola rotonda Otto Gabos, il disegnatore, l'editore Dario Maiori, il semiologo Francisco Sedda, la dottoressa, non c'è, Fatima Mahmoud, ha avuto l'imprevisto, Seoud Messadi, la disegnatrice Gien Mahmoud. E coordina Bevilegna. Poi vi ricordo che più tardi alle 19 avremo lo spazio per la presentazione di altre due graphic novel, come abbiamo fatto ieri pomeriggio, quella di Simone Sanna, Una vendetta, e quella di Bevilegna Andrea Serio, Nausicaa. E alle 19:30 più o meno, cercheremo di essere puntuali questa sera, l'ultimo appuntamento con le proiezioni serali. Sono una serie di cortometraggi questa sera molto belli, vi invito a rimanere, di europei, di varie nazionalità europee, che, come ho detto in altre occasioni, abbiamo modo di vedere solo stasera e non in altri modi, in altri contesti. Grazie. Bene, grazie Giancarlo. Allora, io sono qui per dare un po' anche qualche spunto iniziale. E parto subito da una riflessione. La riflessione è questa: in un momento di crisi, in un momento in cui l'editoria affronta delle difficoltà enormi, e quindi anche l'editoria fumetti, le collane, per esempio, popolari, quelle del fumetto seriale, hanno tutte un calo delle vendite, che vuol dire anche quindi un calo dei lettori. A parte qualche nazione in controtendenza, perché fa un po' così, sorprende un po' il caso della Spagna, che sta attraversando una crisi veramente dura nel campo dell'editoria, però il fumetto in controtendenza, le vendite dei fumetti sono risalite del 7%. Però, a parte questa eccezione della Spagna, una situazione così critica per il fumetto in questo momento in tutta Europa, contrasta con un altro elemento. Col fatto che sempre di più il linguaggio del fumetto è vincente, magari anche in altri media. Per esempio, se noi guardiamo al cinema, vediamo che il cinema sempre di più fa riferimento al fumetto. Ma così succede anche nella letteratura, succede moltissimo nella pubblicità. Io vi invito a vedere quanto la pubblicità, anche quella dei cartelloni, che vedete per strada, si rifà al linguaggio del fumetto. Guardate quanto il linguaggio del fumetto sta entrando nella televisione. Quindi, a dispetto del fatto che ci sia una crisi di vendita delle pubblicazioni, mai forse come in questo momento storico il fumetto come linguaggio ottiene uno successo, straordinario. E poi c'è un altro aspetto, che in un momento storico in cui assistiamo a tutta una serie di sconvolgimenti, di riequilibri che si stanno determinando nel mondo, vediamo che il media, che più degli altri riesce a raccontare quello che sta avvenendo, non è più la letteratura, non è più il cinema,
In una certa misura è la televisione, che però viene vista come anche con pericoli di manipolazione, soprattutto da parte di quei paesi dove c'è una televisione nazionale, quindi le immagini che vengono mandate sono quelle che si vogliono mandare in onda. Mentre invece il mezzo che si sta fermando, il mezzo di comunicazione che si sta fermando come il più importante è proprio il web, internet. E dentro internet, ancora una volta, vediamo che il fumetto, il linguaggio del fumetto la fa da padrone. Allora io vorrei chiedere a tutti gli ospiti che sono qui, innanzitutto così partire da questa riflessione e poi arriviamo al tema come il fumetto può essere utile proprio per il confronto sul piano culturale. Iniziamo da Seguro. Moi, je citerai, parlerò dell'esperienza del Festival di Tasarca. Abbiamo cominciato nel 97. L'artista belga che era con noi non era venuto per turismo o per conferenze o per lezioni di fumetto, ma è andato nelle case, è andato nelle feste, è andato nel caffè, nei luoghi pubblici per desinare, per essere in contatto con la gente. Era il primo contatto con il fumetto a Tasarca, a questa scala. Secondo elemento dell'esperienza è nostra approccia del lavoro culturale. Dell'apporto culturale, che deve essere non un lavoro di consumazione, ma un lavoro di creazione, imparare ai ragazzi di fare qualcosa, di fare arte, non di consumare, non di leggere solamente il fumetto, ma di fare fumetto. Sono i due elementi importanti nella nostra esperienza. E durante 16 anni siamo riusciti un po' a continuare su quest'angolo sperimentale. Dire che il fumetto in linguaggio internazionale è inutile, penso. Un altro dettaglio è che i fumetti fatti per i ragazzi li pubbliamo nell'associazione in due lingue, in arabo e in francese. Era importante per i ragazzi di tradurre, di leggere il francese e l'arabo insieme. Apprendissage, lezione di lingua anche, non di disegno solamente. Ecco la nostra esperienza nel domenica. Ecco, Gian, tu invece da artista tunisina che vive nel nostro paese ormai da diversi anni. Cosa ci puoi dire riguardo a questa forza del fumetto in questo momento? Scusa, Pepi, che sei 16 anni, formulare No, chiedevo come la tua esperienza, perché per esempio hai scelto di esprimerti attraverso il fumetto. Tu, donna tunisina che sceglie di venire in Occidente a esprimerti artisticamente attraverso il fumetto.
una domanda più, perché l'altra è una domanda enorme, proprio possiamo navigare. Praticamente la mia personale esperienza è prima perché io adoro il cinema, c'è da dire questo. E dunque disegno da bambina, scrivo da bambina, di conseguenza non avendo i mezzi per girare film, il fumetto mi sembra la cosa più naturale che posso fare. Dunque era il linguaggio più adatto alle mie capacità intuitive. Secondo dopo mi sono organizzata per fare ovviamente il corso, perché il talento non basta. Ho scelto l'Italia perché sono anche laureata in traduzione, dunque di seconda lingua sono, diciamo, italiano, dunque era il paese che conosco meglio e soprattutto che apprezzo meglio. Mi sento culturalmente più vicina all'Italia che alla Francia. D'altronde la Tunisia è molto molto simile all'Italia, e dunque non vedevo delle barriere culturali particolari o dei freni. È stato così che mi sono ritrovata in Italia e ho preso questo cammino con il fumetto, che anche mi piace molto. Non è che l'ho scelto, come dire, in seconda chance perché non potevo fare il cinema, vuol dire che sminuirlo, no, assolutamente no. Trovo che il fumetto sia un modo anche di raccontare, come il cinema, come la musica, di raccontare storie di culture diverse. C'è sempre qualcosa da dire. E il fumetto, per quanto riguarda la Tunisia, per quanto riguarda anche il Festival di Tasarka, che è un festival, diciamo, di militanti, veramente Saud è stata una persona che ha preso molto lo sforzo che ha fatto negli anni, perché non è facile, e come lo sforzo anche che fate voi per promuovere il fumetto, per incoraggiare il fumetto, in realtà magari difficile, in realtà dove ce la dobbiamo fare da soli, dobbiamo organizzarci, dobbiamo cavarcela e dobbiamo soprattutto lasciare una traccia per le generazioni future, perché come io sono stata cresciuta con, per dire, Disney, sono stata cresciuta con storie, libri e film di gente che ha lasciato comunque per la storia, per la memoria collettiva una traccia. Ci saranno altri che magari troveranno qualche traccia di me o di passaggio di qualcun altro, e dunque il lavoro di Tasarka, ad esempio, ha permesso un interscambio culturale soprattutto per questi ragazzi, perché in assenza di arte, di qualsiasi forma di arte in un popolo, si va a, come dire, avvelirsi, a diventare, andare verso, magari nel caso della Tunisia, l'alternativa all'integrismo religioso, il calcio, senza voler togliere nulla al calcio, però voglio dire, l'espressione artistica di un popolo è la massima espressione della sua grandezza. Se un popolo, qualsiasi popolo del mondo, gli togli l'arte, gli togli la bellezza, e dunque si va sempre verso il peggio. Francesco, ritorniamo allo spunto che dicevo. Tu da semiologo, non ti passo questo. Tanto perché il fumetto è così vincente come linguaggio in questo momento? Tanto buonasera a tutti, grazie dell'invito e dell'occasione di dialogare, insomma, fra le sponde del Mediterraneo e su un oggetto così appassionante come il fumetto. Sì, da semiologo, senza voler essere troppo, diciamo così, tecnico-analitico, io credo che una delle cose più interessanti del fumetto è che si è costituito in questi ultimi anni come un terreno di traduzione fra linguaggi differenti. Forse anche per questo poi a sua volta ha contaminato, come tu giustamente dicevi, gli altri linguaggi, ma questo è il frutto del successo di una traduzione riuscita, per intenderci, soprattutto con le graphic novel, dunque anche con un fumetto più, se vogliamo dire così, impegnato, capace appunto di raccontare anche i conflitti culturali, capace di diventare, diciamo così, indagatore della realtà, e non soltanto dunque
fumetto di evasione che peraltro, insomma, anche il fumetto di, diciamo, più di evasione poi di fatto racconta valori, racconta morali importanti, dunque può avere un effetto, diciamo, politico di pari livello. Però secondo me negli ultimi anni il fumetto ha creato questa, diciamo così, questo linguaggio di traduzione fra, ad esempio, diciamo, il reportage da un lato, diciamo, un linguaggio fondamentalmente scritto, un linguaggio, diciamo, giornalistico, e per esempio il cinema. Jean mi ha anticipato, io credo che il fumetto abbia consentito di fare con una, diciamo, una certa scarsità di mezzi quello che si fa con il cinema o che il cinema per lungo tempo ha fatto. Perché in effetti la macchina produttiva cinematografica ha bisogno di risorse che non sono generalmente alla portata di tutti, mentre invece il fumetto riesce a mettere insieme la potenza del linguaggio per immagini, che è proprio del cinema, e diciamo così la capacità di raccontare, che invece è proprio della scrittura, che tuttavia, ricordiamoci, è un linguaggio, soprattutto in molti casi di paesi emergenti, è un linguaggio ancora riservato a pochi, o relativamente a pochi. Dunque, se volessimo allargare la forbice, è come se il fumetto diventasse il luogo in cui si incontrano il romanzo e la pittura. Allora, leggere un romanzo è una cosa molto impegnativa, bisogna avere una disponibilità di tempo, un capitale culturale molto ampio, diciamo così. Fare pittura ovviamente richiede un tipo di dispendio, diciamo, sul singolo oggetto che ovviamente esula. Allora, se voi ci pensate, di fatto questi estremi vanno a convergere dentro il linguaggio del fumetto. E così pure pensate al reportage e pensate al cinema, di fatto vanno a convergere dentro singoli albi che hanno però un ulteriore vantaggio, che sono generalmente, o perlomeno io mi riferisco chiaramente ad alcune esperienze più famose, diciamo quelle più conosciute, sia di autori nostrani, appunto, come Igor, ma penso ovviamente a Gio Sacco, penso diciamo a tutti. Anche a Persepolis, tutti i vari, diciamo, fumetti che hanno in qualche modo anche segnato un po' una nuova fase nell'immaginario, anche nell'immaginario di chi come me non è un conoscitore, diciamo così, approfondito, però comunque li ha recepiti, un po' come li ha recepiti un pubblico anche che non era immediatamente riconducibile al pubblico del fumetto classicamente inteso. Cosa hanno in comune questi oggetti, queste narrazioni? Che hanno diciamo, una marca autoriale forte, cioè c'è un soggetto singolo che per così dire si fa carico della parola e della storia che racconta. Non è un apparato industriale, non è un apparato spettacolare che per così dire ha perso in parte la sua credibilità. Lì c'è un autore singolo che, pur in una scarsità di mezzi, e questo è importantissimo perché generalmente l'arte migliore nasce in condizioni non solo di sofferenza intima, ma anche, e dunque di crisi sociale, ma anche di scarsità di mezzi, dove ti devi ingegnare, ti devi sforzare di tirar fuori, diciamo così, quello che vuoi raccontare, che ti sembra importante raccontare, e lì, diciamo così, la creatività, per così dire, nei casi migliori, ovviamente si mette in moto. Ma c'è diciamo, una firma autoriale che si fa garante, pur nella scarsità di mezzi, pur nella difficoltà, di una testimonianza. Di testimoniare di un qualcosa, di un evento storico-drammatico, di una storia che non è stata raccontata, con una credibilità che invece, appunto, come dicevi tu, la televisione, per esempio, ha perso, perché c'è una tendenza a reputare la televisione troppo ideologicamente controllata, il cinema stesso, per riuscire ad arrivare a raccontare grandi storie, devi passare attraverso apparati di produzione che ovviamente pongono limiti, che insomma, devi finire a Hollywood, ad esempio. O comunque devi avere finanziamenti statali che in qualche modo sono a loro volta, diciamo, possono essere visti, soprattutto nel caso delle rivoluzioni, difficilmente sia il potere che ti finanzia. O per raccontare la storia di Chabrol Shattila, cioè devi in qualche modo, se la racconti come un racconto personale, secondo me, la dico in maniera molto, diciamo, banale, ha un grado di autenticità, di verità che può essere percepito come più forte. Dunque, mentre gli altri media, per così dire, venivano guardati via via sempre più come con sospetto, il fumetto secondo me si è ritrovato in questa condizione vantaggiosa di poter parlare
di poter raccontare storie utilizzando la scrittura, ma non una scrittura troppo complessa, diciamo come quella romanzesca, o meglio, così articolata come quella romanzesca, con una capacità di usare la potenza dell'immagine, non con l'universalità, come si diceva prima, che è ovvia ed è riconosciuta, con un tratto autoriale che, attenzione, è nella capacità del singolo di testimoniare, ma è anche nella capacità dello stile del singolo autore di creare un certo tipo, per esempio, di sfumatura passionale nella storia, di utilizzare lo strumento del disegno per indagare anche una certa interiorità. E poi, e la chiudo qui, magari se diciamo la cosa può essere utile, ci si ritorna, credo che ci sia una intima intermedialità, come viene chiamata da molti, cioè la capacità del fumetto di riprendere anche altri linguaggi o altri pezzi che, diciamo così, di testualità, di immagini, di storie che arrivano dal reale e inglobandole, diciamo, riuscire a farne sintesi, cosa che paradossalmente poi ha retroagito sul cinema. Per esempio, adesso il cinema, alcune delle teorie più avanzate puntano molto su questa idea dell'intermedialità, e appunto allora l'inserto anche del fumetto oppure della testimonianza video originale dentro una linea finzionale, che appaiono come un tentativo di anche, come possiamo dire, di far rientrare la vita dentro lo spazio della finzione. Il fumetto, secondo me, è anticipato e per certi versi ha costruito un laboratorio, forse anche perché, come tutti i linguaggi, con tutte le virgolette, diciamo, del caso, marginali, che stanno ai bordi, aveva anche una libertà di sperimentazione maggiore. Questo è il grande vantaggio delle periferie. Non a caso, appunto, si parla a volte del Mediterraneo come di un luogo di limite rispetto ai linguaggi dominanti, in cui è interessante sperimentare. In fondo anche il festival da anni fa esattamente questo, e lo fa in Sardegna, tra l'altro. Cioè, dunque, di una situazione in cui dal bordo si ha una certa libertà di tentare qualcosa di nuovo, che poi può influenzare il centro o farsi centro, proprio come anche nelle primavere arabe, che diventano diciamo così, dopo essere stati quei paesi letteralmente dimenticati, perché noi che ce li abbiamo ad un passo, io l'ho fatta la Route du Jasmin, la rotta del gelsomino, da Carloforte a Biserta con un semicabinato, 10 ore, è lì, molto più vicino che l'Italia, eppure noi ce li siamo dimenticati quasi quanto la Corsica, se volessimo restare a terra ancora più vicine, ancora apparentemente più lontane. Poi a un certo punto succede qualcosa e magari quei territori ricominciano ad ispirarci, ad essere dei modelli o comunque dei luoghi attraverso cui riflettere anche sulla nostra condizione. Dunque, se metti insieme tutti questi elementi, io credo che qualche spiegazione o qualche spunto, diciamo, di spiegazione si possa ritrovare. Dario viene sicuramente anche lui da una terra di confine, dato che è della Maddalena, e proprio il fumetto che presenteremo più tardi parla di una storia che è tra la Sardegna e la Corsica. E poi anche nella tua esperienza di editore c'è sempre stato il tentativo di andare proprio a, innanzitutto la scelta di utilizzare il fumetto, perché sei l'unico editore che ha una collana di fumetti in Sardegna, l'unico editore sardo che ha una collana di fumetti, ha scelto di utilizzare il fumetto anche per raccontare una cultura che è quella soprattutto, diciamo, gallurese, perché poi i tuoi giovani autori sono soprattutto galluresi, però incentrata sui miti, sulle leggende della terra di Gallura. Ecco, credo che tu una testimonianza possa darcela. Sì, buonasera innanzitutto. Dunque, la passione per il fumetto naturalmente per me c'è sempre stata, coltivata già in tenera età. Dopodiché ho dovuto, per un periodo piuttosto lungo, tenerla in un cassetto, fino a quando un giorno ci è presentato un autore che mi ha proposto un lavoro incredibile di circa 200 tavole, che era la trasposizione a fumetti di un romanzo storico sardo, un romanzo di Enrico Costa, Il muto di Gallura, che era ambientato ad Agius, che è uno dei centri più caratteristici del nord della Sardegna. Io l'ho vista subito come una sfida, ho detto: anzitutto mi interessa
questo lavoro di trasposizione da un'opera letteraria di altri tempi ad un linguaggio invece più recente, quindi ad un linguaggio per immagini. E per cui diciamo, abbiamo iniziato, l'abbiamo pubblicata e ha avuto successo prevalentemente sulle generazioni più mature, diciamo che non ha fatto breccia sui giovani, però è stato comunque un successo. La cosa ha ispirato poi l'autore, che è Simone Sanna, che è qui presente, tra un po' poi chiacchieremo anche con lui, lo ha ispirato e mi ha proposto un nuovo lavoro, che era sempre una trasposizione da un romanzo, sardo, non più storico, ma romanzo a tutti gli effetti, della grande scrittrice sarda, Grazia Deledda. Per cui abbiamo fatto a fumetti Cenere, che è uno dei romanzi più conosciuti e più importanti. Anche perché c'era una precedente traduzione in linguaggio per immagini di Cenere, e cioè un film peraltro conosciuto per il fatto che fu l'unica interpretazione cinematografica di Eleonora Duse. Allora, il film, che era naturalmente muto, perché all'epoca ancora non era stato inventato il sonore, del 1910 credo il film, aveva soltanto l'espressività degli attori per poter comunicare sentimenti, insomma, reazioni, eccetera. Per cui era un tentativo di trasferire, diciamo, la comunicazione della narrazione in un altro codice, cioè quello delle immagini. Quindi il tentativo di Simone è stato ben accolto anche a me, perché si trattava di sperimentare una nuova azione. Di lì poi si è passati al terzo esperimento, quindi mantenendo comunque un rapporto con la Sardegna, in particolare con la Gallura, e facendo una terza trasposizione da una novella di Guy de Maupassant, tratta da Il Conte Jules de la Nuit, una raccolta di racconti a cui si è ispirato peraltro anche John Ford in un altro film, ed è intitolato Una Vendetta, che presenteremo tra poco. È ambientato questo proprio a cavallo fra Bonifacio e Santa Teresa, quindi io tra l'altro ci ho visto anche un collegamento al nome della nostra casa editrice, perché Tafros è l'antico nome appunto delle bocche di Bonifacio. Ecco, c'è stato successo in tutti e tre i casi, perché sono stati apprezzati questi tre lavori dalle generazioni più mature, ripeto. I giovani ho riscontrato poi, facendo talvolta delle chiacchierate con delle scolaresche, delle quarte, delle quinte elementari, i giovani ho scoperto che non conoscono il fumetto, non lo conoscono. E questo un pochino mi ha preoccupato. Allora, ho detto, qua bisogna fare assolutamente qualcosa. Tant'è che poi, con la collaborazione con Bepi, con Nues, è nata l'idea di fare una storia del fumetto giapponese, grazie a Stefania Costa, per tentare di spiegare come è intervenuto in maniera massiccia il fenomeno dei manga nel mondo occidentale. E lì sono nate altre cose, quindi magari poi approfondiamo. Ecco, invece ho toccato, si può dare un altro così aspetto del... Perché anche lui ha fatto del fumetto sul confronto tra le culture. Lui per un certo periodo ha vissuto negli Stati Uniti, sua moglie è americana, e ha fatto una trilogia di graphic novel dove racconta la cultura degli Stati Uniti, la vita degli Stati Uniti, vista attraverso gli occhi di... i tuoi occhi, perché sono smaccatamente autobiografici questi tre racconti. Ecco perché credo che sia interessante anche... tu hai utilizzato, vabbè, tu hai sempre, quasi sempre utilizzato
il fumetto, però sei uno che scrive anche romanzi, però per raccontare quella storia dove c'è un confronto tra culture, hai ritenuto appunto che il fumetto fosse la chiave più adatta. Sì, in effetti, ciao a tutti, grazie di essere qua, così numerosi. Sì, in effetti è stata un'esperienza per la quale il linguaggio del fumetto era più indicato, secondo me, questo ponte. L'idea nasce addirittura all'inizio, la primissima versione di questo lavoro che tuttora è in corso, uscirà prima o poi appena lo finisco, in un volume totale che raccoglie le varie parti che sono già uscite. La primissima versione era uscita come una sorta di reportage misto scritto e fumetti per il numero uno di Black, di Coconino, che ero appena tornato da uno dei primi soggiorni americani e appunto là ho avuto il primissimo impatto con la comunità numerosissima italo-americana, nello specifico calabro-americana. E chiaramente era stato un approccio molto diverso, che fino a quel momento immaginavo la classica Little Italy, quella di Manhattan, che poi non c'è più invece. E invece in questo caso avevamo già alla generazione successiva alla Little Italy, quella è stata avvenuta già una seconda diaspora, quindi dalla Manhattan siamo andati nei quartieri residenziali più ricchi e benestanti di New York stesso e dello stato di New York, nel Westchester County, più a nord, dove appunto ho soggiornato. E quindi usando questa forma un po' del turista ingenuo con quale mi sono ritratto, andavo in giro un po' a fare interviste. O a gente comune, parenti acquisiti, altre persone che mi interessavano, e ho cominciato a fare una mappatura delle varie Little Italy di New York e dei dintorni. E là, pian piano, ho cominciato a costruire e a capire diverse cose che erano molto, molto interessanti e di cui se ne parlava pochissimo. Per esempio, una delle cose che mi è subito interessato è il concetto diverso di migrazione. Io, a mio modo, sono un emigrante, a 22 anni sono andato via da Cagliari e mi sono trasferito a Bologna, città dove tuttora risiedo, ma è stata un'emigrazione non da disperazione economica o meno, ma semplicemente per vedere come si vive altrove. Quindi la motivazione era spirituale, di curiosità, di opportunità, di confronto, di incontro con altre persone. Ciò che invece mi è sembrato subito lampante, confrontandomi con la comunità italo-americana, è stata invece l'emigrazione dovuta alla fame, tendenzialmente quella. Consideriamo che sono la comunità con cui ho interagito è un'emigrazione tardiva, nel senso che è avvenuta alla fine del secondo dopoguerra, quindi primissimi anni 50, che c'è stato un boom di emigrazione notevole. Tra la Sardegna nello stesso periodo emigrava in maniera massiccia in Belgio, nella zona mineraria, la zona d'Inghilterra mineraria, e bassa Francia e moltissimo in Germania. Quindi c'è stato un periodo nel secondo dopoguerra c'è stata una recrudescenza dell'immigrazione in maniera massiccia. E di conseguenza mi sono proprio confrontato con modi diversi di vivere, modi effettivamente molto, molto lontani dai nostri. Questa mappatura qua mi ha portato poi a fare un viaggio, e qua c'è stato anche l'ausilio della telecamera, della macchina fotografica, nelle varie Little Italy di New York. Quindi ho fatto quella, la numero uno, che è quella di Manhattan, che è diventata una cartolina in pratica. Gli italiani non ne trovi più, trovi una zona altissimo tasso cinese, i ristoranti italiani ormai sono finti, gestiti magari da argentini che dicono due o tre parole di italiano, per cui è diventata semplicemente una questione a cartolina. Più interessante è quella che c'è al Bronx, che il Bronx non è soltanto il Bronx violento che vediamo nei film, è un quartiere molto molto strutturato con diversi milioni di abitanti. La parte superiore del Bronx è tendenzialmente quella più vicina a Westchester, che è già una zona molto ricca, per cui c'è una comunità italiana che sostanzialmente, come tutta New York, le comunità vivono in una via che è lunghissima, però ha alto tasso di concentrazione italiana. La comunità italiana del Bronx confina con quella albanese. C'è famosa quella cartolina fotografia che trovi un graffito albanese su una parete, quella è la divisione fra i due poli. Là è molto interessante. C'è comunque la più grossa, le più grosse erano in realtà quelle di Staten Island, dove ho scoperto poi una cosa assolutamente incredibile, che pochissimi sanno. A Staten Island ha dimorato una delle coppie più incredibili della storia, che erano Meucci e Garibaldi. A un certo punto del XIX secolo, quando... Scusate, ma ho ancora la tosse.
E quando Garibaldi era stato condannato in contumacia dopo i morti di Roma nel 48, era fuggito e si era fra i suoi lunghi pellegrinari è finito a Staten Island, dove viveva già Meucci, che dava asilo, come in seguito anche Garibaldi, ad anarchici socialisti profughi dalle varie vessazioni assolutistiche del periodo. Insieme avevano aperto una piccola fabbrica di candele, una cosa abbastanza fa un po' ridere, e questa casa di Meucci adesso è diventata un museo che non frequenta nessuno. Io ho trovato, dopo lunghi sforzi, una mappa, arrivo, una giornata piovosissima, busto alla porta, mi apre una signora con in mano Ferretti, stava facendo la maglia, così, piuttosto sorpresa di questa mia vita, e cosa vuole? Vorrei vedere il museo. Ah, il museo, era abbastanza turbata, chiamo un ragazzo che era un poveraccio, faceva lo stagista lì, e questo qua si è attivato per vedere il museo, in cui c'erano le spalle di Garibaldi, la mantella, qualche altra cosa. E ho scoperto che Meucci era iniziato la sua carriera non come inventore, ma bensì come scenografo. È diventato lo scenografo ufficiale a Havana, Cuba, e aveva inventato un interessantissimo sistema di carrucole e di meccanismi per cambiare le quinte teatrali durante la lirica. Era proprio un genio, e c'erano tutti questi teatrini piccoli con cui venivano illustrati i suoi sistemi meccanici per fare questo lavoro. Quindi, per me è un'esperienza sia interessante per scoprire questo di Meucci e Garibaldi, ma anche di vedere effettivamente questo stato di assolutamente straniamento in cui vivevano le persone all'interno. Tant'è che le signore hanno continuato a fare a lavorare a maglia mentre io guardavo in giro i cimeli, era stato piuttosto buffo. L'altra operazione che ho fatto sempre là a Little Italy, mi sono trasferito tempo dopo a Brooklyn. E fare Brooklyn con la metropolitana e la linea sopraelevata è un'esperienza un po' tipo come fare il giro del mondo in 80 giorni in un'ora. La sopraelevata attraversa una serie di quartieri etnici, come sempre delimitati da una via, un numero progressivo, 115, 116 e via discorrendo. Per cui si passa con disinvoltura dal quartiere ebraico ortodosso a quello italiano, e lo vedi dalla metropolitana, basta affacciarsi un attimo per vedere i colpacchi, i capelli, le barbe fluenti degli ebrei ultraortodossi, oppure le pubblicità di pasticcerie italiane che sono presenti un po' dappertutto. E là ho fatto una lunga intervista con una serie di esercenti, tendenzialmente erano pizzaioli, piccoli commercianti, negozianti che ti vendevano un'altra Italia. Molto loquaci, perché non vedevano l'ora di parlare, non si lasciavano assolutamente inibire dalla telecamera, e raccontavano di un'altra Italia. Chiaramente la domanda che facevano a me è: ma riesci tu Berlusconi? Quello era un classico. E all'interno dei loro negozi, però, era effettivamente un momento molto interessante dal punto di vista antropologico, soprattutto per le merci che vendevano, sia dai CD con i classici neomelodici napoletani, ma anche vecchie glorie come Adamo, celebrità in Belgio, nessuno se lo ricorda più in Italia, cantante famoso negli anni 60, come pubblicità. Poi merce molto diffusa era il bagno schiuma Frecciatura Paglieri, Pino Silvestre, proprio vere e proprie icone dell'Italia che non c'è più, la maglietta di Totti e via discorrendo. Quindi un po' era un viaggio in un certo frangente che da noi abbiamo un po' perduto, ed è stata veramente altamente istruttiva questo. Il bello poi è, si tratta di mettere sotto forma di fumetto, di dialogo, continua a dire fumetto in cui la componente fiction è essenziale, ossia è un romanzo, non è un saggio, mentre essenziale un po' per mediare i concetti, le cose che hai trovato, e rendere un linguaggio che sia interessante per me da raccontare, ma soprattutto per le persone che lo devono leggere. Volevo un po' precisare un'altra cosa che appandando il discorso fatto in generale, ed è anche lo straordinario impiego che ha il fumetto per quanto riguarda la comunicazione sia aziendale che scolastica. Che io ho avuto modo di lavorare anche in questo settore del fumetto, proprio inteso nell'ambito scolastico. Faccio molti fumetti e illustrazioni per i libri di testo, specialmente area umanistica, e mi sono reso conto nel corso degli anni che diventa veramente un'interfaccia eccezionale per raccontare dei concetti, a volte anche noiosi, a volte anche ostici, a un pubblico che appunto è quello degli studenti, che invece hanno bisogno di essere anche invogliati ad avvicinarsi a certe materie scolastiche. Quindi diventa straordinario per quanto riguarda la storia, per quanto riguarda la spiegazione delle scienze. Ultimamente mi sto cimentando con la matematica, che è la prima volta che lo faccio, e
è un po' complicato, però spero di riuscirci. Altra cosa è che con la comunicazione aziendale che diventa molto interessante, mi è capitato qualche giorno fa, ho fatto un seminario alla UAR di Venezia, architettura, facoltà di architettura, abbiamo fatto in ambito dell'urbanistica e raccontavamo la città. Quindi il fumetto per raccontare la città, o al contrario, cercare di usare il mezzo del fumetto per spiegare alcuni concetti dell'urbanistica che altrimenti sarebbero veramente ostici da usare. Quindi per fare proprio comunicazione a operenti, soprattutto ad usare, loro volevano usarlo per enti pubblici, come spiegare i concetti di una visualizzazione di un assetto urbano, usando appunto il fumetto, in certi casi anche il cartone animato, come interfaccia per far apparire in maniera efficace e immediata alcuni concetti che altrimenti sarebbero complicatissimi. Allora, il fumetto e tutte le sue varie applicazioni, a me viene da domandarmi, ma forse non ha ragione Goffredo Foffi quando dice il romanzo, la letteratura, che prima era considerata un po' la più importante delle forme espressive, ha perso la sua egemonia, e non è forse il fumetto che sta diventando, proprio grazie a questa sua natura ibrida, la forma espressiva del futuro, la forma espressiva con cui forse dovremmo fare i conti in tutti gli ambiti. Io penso anche, se faccio un noise è evidente che mi interesso dei fumetti nei paesi più disparati, e da tempo sto così studiando, approcciando il fumetto dei paesi dell'Africa centrale. Ho incontrato per esempio i ragazzi dell'associazione Africain des Ciné, che è un gruppo di autori di vari paesi, dal Burkina Faso all'Angola al Kenya, che si ritrovano per lo più in Francia, e loro mi raccontano di come il fumetto come linguaggio proprio stia operando una vera e propria rivoluzione della comunicazione in Africa, dove in molti luoghi si passa direttamente dalla tradizione orale al fumetto, perché anche perché c'è l'ausilio dell'immagine, viene vista una forma di comunicazione più diretta, anche se non è più semplice, e chi fa fumetti lo sa bene, che non stiamo parlando di qualcosa che è più semplice della letteratura, ma stiamo parlando di un codice ibrido più complesso, più articolato, che è anche il motivo per cui chi non ha letto e chi non ha assimilato il codice da bambino, da adulto, ha difficoltà a leggere i fumetti. Però il fumetto sta avendo un grande sviluppo in questi paesi, e la cultura, anche la cultura tradizionale, quella che si è tramandata oralmente, sta passando non diventa cultura scritta, ma cultura a fumetti. Domando quindi a tutti voi, non è che il fumetto sarà la forma di comunicazione con cui ci dovremo confrontare da qui in poi. Penso anche a quello che avviene con il graphic journalism, con la comunicazione proprio della cronaca. La primavera araba ne è un esempio proprio anche recente. Dice sempre Goffredo Foffi, forse il fumetto è la forma espressiva migliore in questo momento storico per raccontare la realtà. Cosa ne pensate voi? Je confirme ce que vous venez de dire pour l'Afrique centrale. Il y a au Congo, au Cameroun, il y a beaucoup d'amis qu'on a connus. À Alger aussi, beaucoup de fumettistes, de BDistes. Ça grouille comme ça, et de très bons dessinateurs. Quant à la question si la bande dessinée, le fumetto, c'est le moyen de communication futur qui... Je pense que avec les nouvelles technologies, avec le web, avec l'internet, la forme actuelle de la bande dessinée doit évoluer pour se maintenir. Si elle n'évolue pas, si elle se maintient, elle va disparaître, comme plein d'autres moyens d'expression. Saoud est d'accord con te per quanto riguarda i disegnatori, gli artisti dell'Africa, che sono numerosi e che abbiamo anche incontrato in varie manifestazioni.
sono molto interessati e c'è una produzione notevole sia di quantità che di qualità. E il fumetto sarebbe il mezzo di comunicazione anche del futuro, solo che deve magari usare più internet e nuove tecnologie per poter affrontare anche questa sfida, la nuova sfida del fumetto, perché come tutte le arti, se non si adatta al cambiamento della tecnologia, è distinto per estinzione. È distinto per estinzione. Invece per quanto mi riguarda... Abbiamo parlavamo prima di fumetto digitale, non a caso. Sì, sì, assolutamente. Io concordo in pieno. Ho visto anch'io, cioè, devo dire che avevo anch'io un'idea un po' limitata, molto limitata sul fumetto africano, soprattutto dell'Africa subsahariana centrale, eccetera, non del Nord Africa e anche del fumetto di altri paesi. Pensavo che magari, chiaramente, quello che mi arrivava erano grandi autori francesi, Francia e Belgio principalmente, e dunque diciamo che per gli altri paesi, per me, a parte cioè l'America o magari l'Italia, che sono distribuiti, parlo prima di internet ovviamente, non si pensa che dall'altra parte del mondo ci sia, esiste una cultura disegnata. Invece in Africa ho scoperto che ci siano veramente degli artisti di grande talento, di grandi capacità, soprattutto che la cultura proprio africana, proprio del sud e del centro, contrariamente alla cultura nordafricana, è una cultura basata sull'orale, cioè sul racconto orale, perché è proprio nella loro cultura il racconto, tanta storia, se vogliamo chiamarlo così, e anche l'espressione disegnata. Loro hanno una cultura, un senso del colore, del disegno, del movimento innato, proprio. Se guardiamo bene tutte le manifestazioni artistiche africane, troviamo che il disegno, la scultura, le figure, anche le mascherine che usano, sono molto vivaci, sono molto colorate. Dunque hanno una capacità anche di disegnare, di rappresentazione assolutamente naturale come più dei popoli anche nordafricani e popoli europei, sono proprio portatissimi in modo molto, per dire, naif. E dunque il fumetto mi sembra un modo di esprimersi universale, chiaramente, ma non mi stupisce affatto. Penso che nel futuro ci sono tante cose da dire e che ci sono molte cose da raccontare, e il fumetto avrà veramente un posto importante rispetto alle altre arti, cioè, parlando di musica, cinema, che sono i principali, diciamo, che piazzati sul mercato, il fumetto riacquisirà una quota, una buona fetta di mercato, perché non solo sta tornando di moda e tornerà di moda, ne sono sicura, ma soprattutto perché il cinema sta esaurendo tutte le sue carte, e dunque vediamo un ritorno massiccio al fumetto come ispirazione artistica. Tutti i grandi, gli ultimi film negli ultimi anni, basta guardare le uscite cinematografiche, c'è un ritorno pazzesco verso sfruttare i fumetti, i libri, e dunque il cinema ormai sta cercando una via di uscita, consuma tutti i soggetti che ha, e anche la musica, che sta tornando verso le illustrazioni, le cose proprio un po' retro, secondo me. Io non ho questa certezza, e mi auguro anche che il fumetto faccia dei passi a livello di marketing e di presenza sui media, soprattutto la televisione, perché penso che la televisione, oltre a internet chiaramente, ma su internet c'è il fumetto, non è così invisibile, invece in televisione anche in Italia è completamente assente, è una cosa che mi dispiace molto. Penso che se si parla di fumetto in televisione, che è un mezzo potentissimo a livello di massa, si tornerà anche alle vendite e si tornerà anche a attirare l'interesse sia di pubblico sia della critica. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, penso per esempio
alcuni fumetti peruviani, penso ai fumetti argentini, penso ai fumetti dell'Africa, il mezzo fumetto sembra quello più congeniale a raccontare la propria realtà e a portare avanti le istanze della popolazione, molto più che in Europa dove è più un prodotto di evasione. Anche, scusami, torno a dire una cosa, il fumetto è anche un mezzo tra virgolette povero, nel senso che non hai bisogno di mezzi chissà che per fare un anche fumetto. La letteratura è un mezzo povero, però è un tempo era la letteratura che assolveva questa funzione, adesso è il fumetto è disegnato perché è diventato più immediato, è diventato più facile e anche diciamo io sulla facilità del fumetto in rapporto alla letteratura non sono facile di lettura, non facile di realizzazione, ma facile di lettura perché l'immagine arriva prima e dopo sono tornati verso il fumetto perché non hanno mezzi colossali per il cinema, la musica è molto impegnativa, però si richiede molto di più anche da parte dei consumatori. Il fumetto è più immediato, l'immagine parla di sé e poi i testi sono pochi, dunque non è che uno per leggere un fumetto non deve metterci una vita, un'ora, due ore, al massimo dei casi proprio per leggere un fumetto. Poi l'immagine proprio arriva, dunque come mezzo, come canale per far circolare il messaggio. Il ritorno verso il fumetto in questi paesi non è a caso, perché ci sono gli autori e soprattutto perché sono dei mezzi di bordo, una matita, un foglio, e si riesce a fare un fumetto, volendo semplificare, adesso non per... Francesco, il fumetto può essere la forma di comunicazione del futuro? Ad uno sguardo, diciamo così, di lunghissimo periodo, le forme culturali dominanti tendono sempre a perdere la loro forza di tradurre la realtà, di porsi al centro, e nuovi linguaggi emergono. Per cui, da un punto di vista, diciamo così, teorico, è chiaro che se il fumetto sta emergendo, il segnale e altri linguaggi invece stanno perdendo una certa centralità, è, diciamo, potrebbe essere nella fisiologia della cultura. Uno potrebbe dire sì, può essere, perché di fatto questo gioco di ricambio avviene proprio perché, come dicevo prima, alcuni linguaggi che scontano in certi momenti una certa marginalità diventano a un certo punto portatori di un nuovo, di una novità, di una capacità anche di attrarre sensibilità meno conformate, meno conformiste, e dunque di proporsi come rigeneratori di quella che si, con parola un po' più, diciamo, difficile, si chiamerebbe la semiosi sociale, cioè il modo in cui le comunità sfruttano i linguaggi per dar senso alla vita che vivono. Per cui è come se ci fosse quasi, ma questo visto dentro un periodo lunghissimo, questo è stato analizzato ad esempio dai cosiddetti formalisti russi, una scuola molto importante nello studio della teoria letteraria, e si è mostrato come ci sono anche a livello quantitativo dei lunghissimi cicli che riguardano sia i diversi linguaggi, per cui certi linguaggi che sono dominanti fatalmente a un certo punto vivono una curva discendente, altri che erano marginali invece iniziano da, diciamo così, a prendere il centro, proprio perché svolgono il ruolo d'ingresso del nuovo. Sembra quasi che noi come esseri umani abbiamo bisogno a un certo punto di un certo grado di rinnovamento delle forme che utilizziamo per parlare la realtà, come se gli altri un po' si spegnessero. Questo ovviamente ha una ciclicità, per cui il fumetto tornerà, diventerà magari dominante, poi a sua volta probabilmente rivivrà anche lui il suo, proprio nel momento del fulgore, quando sarà più dominante, probabilmente una sensibilità come, non so, tu a quel punto non farai più fumetto. Cioè, ma sarà fra 100 anni, 200, Cioè, invece di a quel punto si dirà basta con il fumetto egemonizzato, il fumetto imperialista, bisogna fare cinema. In qualche modo c'è una sorta di dinamica di questo genere. Se però il fumetto diventerà dominante, andando un po' più nel dettaglio, è, secondo me, dico una cosa molto, molto semplice, è appunto se riuscirà a capitalizzare questo momento fertile. Io notavo l'altro giorno la presenza del fumetto su due pagine dell'inserto domenicale del Corriere della Sera sulla lettura, che secondo me è uno dei prodotti più interessanti in questi ultimi, è da un anno che esiste, ed è molto importante che lì ci sia uno spazio così ampio, anche un fumetto di sperimentazione, insomma,
ce n'era, l'ultimo era su un collettivo di fumettisti napoletani, se non ricordo male, con una storia a metà fra l'impegno sociale tipo Gomorra e la trasfigurazione onirico-psicanalitica della storia di questo topo gigante che si mangiava le persone, che poi era un po' era la trasfigurazione appunto del cancro, delle mafie, della camorra, sono che invadono il corpo metropolitano, ricondotto appunto a una leggenda metropolitana che era l'idea che dai tempi di Chernobyl fossero arrivati questi topi giganti. È una cosa che aveva anche una complessità linguistica, perché in due pagine era un condensato di riferimenti, voglio dire, era una bella sfida trovarlo su l'inserto culturale di uno dei giornali, diciamo così, mainstream, se vogliamo dire in questo modo, e anche identificato con l'establishment, perché il Corriere della Sera non è la Repubblica, per dire, insomma, è comunque establishment, ma è marcato come più creativo, come, diciamo, meno serioso. Allora, se il fumetto riuscirà a attrarre le migliori intelligenze, diciamo così, le migliori sensibilità, e diciamo anche passando attraverso il lavoro sulla scuola, passando attraverso, diciamo, tutte le opportunità che, come spiegava Otto Gabos, oggi gli si aprono, e costruirà dunque anche una, diciamo, una quantità di risorse creative, di persone che sapranno dargli voce e gambe, potrebbe prendere il centro della scena. Tuttavia io starei tranquillo, perché da un lato, nel senso, anche se non dovesse dominare, che abbia un ruolo è inconfutabile. L'esperienza africana, secondo me, che tu raccontavi, che voi raccontavate, è fondamentale, perché del resto, secondo me, è interessante sempre ragionare su le cose che accadono, vedere che una cultura che nel passaggio dall'oralità verso forme, diciamo, che si direbbe di scrittura, una scrittura intesa in un senso molto ampio, sceglie il fumetto, significa che il fumetto ha una vicinanza all'oralità primaria, che è il linguaggio della corporeità, è il linguaggio del rito, è il linguaggio della danza, è il linguaggio sinestesico per eccellenza, quello in cui veramente si incontrano tutti i media. Questa vicinanza fa pensare, dà modo di cogliere una fondamentalità, una capacità del fumetto di essere fondamentale. Lasciamolo dire con una battuta, le prime testimonianze che noi abbiamo dell'uomo sono o oggetti scolpiti o sono le grotte di Lascaux, cioè, nel senso, difficilmente ci libereremo di questa potenzialità di espressione, anzi, è probabile che proprio perché il fumetto ha, diciamo così, attirato un certo tipo di sensibilità e anche una certa autenticità, io vorrei ritornare su questo, perché la scarsità di mezzi corrisponde anche all'idea di una certa libertà creativa, e questo ha dato una fortissima, secondo me, credibilità al fumetto. Allora, il fatto che, come ci raccontava benissimo Otto Gabos, e come lui stesso fa, nel senso che ha raccontato una sua esperienza, lo sguardo antropologico si traduca nel fumetto, cioè che quello che è una sorta di investigazione della realtà trovi nel fumetto, con un certo grado di trasposizione finzionale, un luogo privilegiato, secondo me è la testimonianza di questa capacità, questa credibilità che il fumetto ha assunto nella sfera sociale contemporanea. Allora, se ovviamente questo tipo di apertura di credito verrà sfruttata e produrrà tanto fumetto, diciamo, di qualità, che sappia parlare alla nostra necessità come esseri umani singoli, come collettività, di rappresentarci, cioè di trovare storie attraverso cui riconoscerci, che siano meno usurate, che siano, per così dire, più toccanti, più autentiche, che sappiano, per esempio, sfruttare quella rete di intermedialità. Otto diceva, sono andato con la telecamera, con il cellulare, ecco, se diventerà quello spazio in cui gli altri linguaggi si traducono, che è la mossa con cui si prende il centro, allora ovviamente questo dominio diventerà, diciamo così, assicurato. Ovviamente io poi, come, diciamo, studioso, ma anche come
diciamo, come cittadino, ritengo che in generale sia sempre meglio una dieta intermediale, una dieta multimediale, cioè nel senso, temo sempre i fissati. Cioè il fissarsi su un unico linguaggio esaurisce anche la capacità di rinnovare quel linguaggio stesso. Cioè un fissato di televisione che a noi spaventa, chiaro, forse spaventa di più perché è fissato su un linguaggio dominante, ma in generale ogni chiusura dentro un singolo linguaggio tende a distruggere la capacità intanto quel linguaggio di farsi veramente portatore di una forma di rapporto vero con il mondo, di rapporto diciamo fecondo con la realtà, e tende anche a non cogliere le qualità, perché le qualità di un linguaggio si colgono soltanto mentre tu stai vedendo gli altri linguaggi, e dunque in questo gioco di traduzione mi ha colpito molto, e chiudo, proprio anche nel rapporto che tu dici fra Europa, Africa, allora diceva Jean della plasticità della cultura quotidiana africana, del Centro Africa, che si ritrova dentro il fumetto. E beh, pensiamo che quelle maschere sono state all'inizio del Novecento l'ispirazione dell'avanguardia. Picasso va in Africa, come Cézanne andava a Tahiti, e colgono in quella, diciamo così, in quella plasticità delle forme un linguaggio per rinnovare l'arte europea. Allora era normale che prima o poi quel linguaggio venisse preso dagli stessi africani per parlare la loro storia, e che alla fine si tramutasse non in pittura, che è un classico linguaggio unitario, almeno noi ormai lo percepiamo come tale in Occidente, e diventasse invece fumetto, che significa che ancora una carica popolare, diciamo così, di contestazione, di narrazione fortissima. Posto che io sono tranquillissimo e che amo la multimedialità, però così rilancio con una provocazione, chiedo sia a Dario che a Gabos di rispondermi sul punto. Non è che forse il vero cambiamento è dare meno importanza al contenitore e dare più importanza al contenuto, e allora parlare di storia piuttosto che di fumetto, letteratura, cinema, parlare di narrazione, e le storie trovano poi magari la forma nella quale possono esprimersi meglio. Ma penso proprio di sì, perché la grande storia è fatta da tante microstorie, e queste microstorie vengono fuori dalle situazioni locali. E le situazioni locali possono emergere e diventare universali proprio attraverso un mezzo come il fumetto. Tra l'altro si scoprono delle affinità incredibili tra situazioni locali di un luogo e situazioni locali di un altro. Nei giorni scorsi ho avuto modo di conoscere in maniera più approfondita la situazione della Tunisia, la storia, eccetera, eccetera, grazie agli ospiti tunisini, e ho anche scoperto che ci sono delle cose in comune tra la Tunisia e la Sardegna. Ieri siamo andati a visitare il sito archeologico di Tamuli e Saud ci ha fatto notare che ci sono delle affinità incredibili, cioè delle situazioni che si ripropongono qui così come si ripropongono dalle loro parti. E tutto questo, tra l'altro, non può prescindere dall'uso della lingua, facendo attenzione però a non abusarne, a non fossilizzarsi sull'uso della lingua, quindi mi riferisco al sardo, perché è pur vero che quando è stata istituita la legge sulla lingua sarda unificata c'era probabilmente un tentativo di far sì che la lingua sarda venisse riconosciuta a livello internazionale, però si è attraverso studi particolari si è arrivati a ottenere un ibrido, una sorta di esperanto che non soddisfaceva le differenze linguistiche che invece ci sono e che andavano comunque salvaguardate, però facendo attenzione, ripeto, a non fossilizzarsi. Quando qualcuno ci propose di fare la traduzione in gallurese, in lingua gallurese, di uno dei romanzi di Simone, in accordo, diciamo assolutamente no, perché
quelli che nascono in un modo nascono in italiano o in francese nel caso di Guillaume Passant, no, assolutamente no. Bisognerebbe piuttosto sviluppare dei progetti di divulgazione per le scuole, magari, che nascono a fumetti, e provare anche a esprimerli nella lingua locale, facendo attenzione però a far sì che ci sia una relazione costante con, anche con le altre lingue, e trovare dei punti di incontro anche con tradizioni culturali a noi simili. Dunque, tornando per la cena, l'ultima input che hai dato con il precedente, insomma, si tratta più che altro di trovare un po' sviluppi narrativi, che mi sembra assolutamente fondamentale, perlomeno per me è l'aspetto centrale del fumetto, come lo intendo io, la narrazione. Quindi parliamo di contenuti, ma senza tralasciare anche le piattaforme di diffusione, che qua mi rilascio al precedente incontro, per cui penso che a lungo andare il fumetto, proprio per la sua versatilità, la sua immediatezza proprio di immagine iconica, possa avere una funzione veramente molto più capillare di quella che ha anche adesso, ma soprattutto anche per quella delle nuove forme narrative che si potranno articolare con le nuove forme di diffusione. Quindi l'unione di questi due momenti sicuramente aprirà degli scenari al momento ancora inediti, però secondo me saranno molto entusiasmanti, almeno già mi prefiguro fin da adesso. E soprattutto ci sarà anche un'attenzione un po' diversa da fruizione. Mi sembra che ormai il fumetto abbia dimostrato da diverso tempo di essere entrato nell'età matura. Io personalmente da anni che faccio insomma la crociata per quanto riguarda, c'è ancora purtroppo molto molta ignoranza in giro, il fumetto mi è considerato un genere e non un linguaggio, e la dice tutto. C'è ancora questa tendenza a relegare al fumetto come un'espressione per bambini, c'è ancora questa cosa abbastanza triste, deprimente, che quando uno parla di un autore di un fumetto dice il papà di o il papà di quell'altro, è una cosa che è detestabile, io lo odio con tutte le mie forze, questa visione veramente infantile che si tenta di forzare nel fumetto. Come del resto anche una collocazione, e qua torniamo al cartaceo, quindi do anche ragione alle discorsi fatti prima, che un po' verranno detronizzati questi luoghi, un po' anche la collocazione libraria che ha il fumetto, spesso a quelle tristissime pareti cui mischi Lupo Alberto, Atexa, all'ultimo Graphic Journalism, creando una confusione d'approccio. Io sono di quelli che un romanzo a fumetti lo mettere insieme ai romanzi, quindi uno si trova un romanzo Mouse di Spiegel, ma lo trova tra i romanzi e no tra i fumetti in mezzo a Topolino, con tutto il rispetto per Topolino, di cui io sono un lettore appassionato, mi ha cresciuto. Quindi sono, è una serie di accorgimenti, atteggiamenti che ormai il fumetto ha dato prova di maturità in questo corso del tempo. Quindi conta anche un po' molto fare un po' un'azione sinergica, sia di chi lo fruisce, ma anche da chi lo fa. E qua mi riferisco a tutte le varie convention di fumetti in cui, e mi scoccia dirlo qua, c'è spesso il trionfo della nerditudine assoluta che fa solo male alla fruizione del fumetto, alla diffusione del fumetto. Quindi insomma c'è anche molto da lavorare all'interno del mondo del fumetto stesso, per fare un po' questo salto di qualità e di diffusione, insomma un po' lungo e articolato, però sono sicuro che alla lunga si otterranno dei risultati più che soddisfacenti. Bene, abbiamo il programma parecchio ricco, ci sono delle presentazioni, poi c'è la rassegna, quindi credo che dobbiamo finire qui. Se però ci fosse qualche domanda, molto rapidamente lo possiamo così lasciare stare ancora qualche minuto sulla tavola rotonda. Esatto, invece inizierà adesso la presentazione di una vendetta di Simone Sanna. E Nausicaa. E anche Nausicaa, vabbè, Nausicaa, mia, possiamo anche liquidarla velocemente. Che ruolo di Nancy, che
poi è nato a Londra e poi si è sviluppato nel New York, secondo te in questo contesto, cioè veramente è collegato a quello che diceva Beppi, cioè sta cambiando la comunicazione? È lo specchio dei tempi immediato, ti fornisce un'immagine, ti fa una storia, un mondo, un momento in due secondi, poi anche il fatto che sia... si possa anche reiterare questo tipo di arte, che a me potrebbe essere anche reiterativo, la puoi spostare da tutte le parti, diventa una sorta di timbro, di marchio, è proprio il trionfo dell'immagine iconica, proprio che viene usato da tutte le parti, per cui diventa ancora una volta, si interseca perfettamente la dimensione newyorkese, che è tutto il contrario di tutto. Una volta che penso a New York mi viene come immagine principale Chelsea, trovi la patria delle gallerie, trovi gallerie d'arte fantastiche, a fianco trovi il gommista, il deposito delle carni, il ferro vecchio, le cose veramente, trovi l'entrata di Comme des Garçons, fuori sei un garage schifosissimo e dentro entri nel tempio della moda. E questa contraddizione assolutamente veloce, il contrario di tutto, che è quella marcia in più che soltanto un certo tipo di immagine ti dà. New York ha sempre colto questo qui nell'aria. Evidentemente noi siamo un po' più lentucci, quindi siamo un po' pavidi anche per quanto riguarda il contesto urbano, basti pensare, coraggio che sia a Londra, a New York, a Parigi, di ricambiare il centro intersecando nuove e vecchie. In Italia, figurati, siamo... I graffiti, diciamo, potrebbero... Sì, i graffiti veri secondo me sono parte integrante della nuova visione dell'arte, quelli brutti che vediamo spesso anche in treno venendo qua, è giusto imbiancarli, proprio, non è... quindi sono abbastanza categorico su questo. Era saluto che volevo dire qualcosa. Il professore diceva che il fumetto, che tutto il mondo parla, il fumetto parla al fumetto infantile. Collego con la questione dei Beppi, l'evoluzione del fumetto. 70 anni fa il fumetto era infantile solo. Poi c'è una evoluzione. Il fumetto per adulto, negli anni 70, c'è una evoluzione del fumetto, ma era infantile alla base. Alla creazione dei primi rivisti, l'evoluzione, dunque l'evoluzione continua, debba continuare. Grazie, Seud. Bene, io direi che prima di... C'è una domanda. C'è una domanda. C'è il Simone Sanna che vedo... Niente, basta. Dai, vai. Sono così timida, cioè dopo questa prima. No, non fa niente, dai, alla prossima. Era un invito alla spingatezza, non alla censura. Dai, per favore, mi prego. Vogliamo sapere assolutamente cosa volete domandarci. Vai, facciamo andare via. Io odio. Scherzo, no, volevo ricollegarmi a quello che... Vabbè, io provo a fare fumetto, provo a fare street art. Mentre lei parlava, prima pensavo proprio, quando diceva che il fumetto è un mezzo comunque sempre molto popolare e spesso molto povero, anche se poi in realtà non è così, perché ci sono anche certe cose che costano molto, quindi magari è difficile anche accederci in quei termini. Però il linguaggio lo è. Mentre tu parlavi, io pensavo, ricollegavo al discorso dei murales, quindi quando tu hai detto quello, ho collegato tutto, perché per esempio i murales sono proprio nati per parlare anche con le persone che non sapevano leggere, e il fumetto allo stesso modo è una cosa che è trasversale, va dall'infanzia all'età adulta e attraversa anche le classi sociali ed è utilizzato come discorso molto critico. E io facevo il legame con la street art perché penso che l'immagine debba arrivare alla gente nel momento in cui non riesce a portare la gente magari anche a comprare un fumetto molte volte, ma vuoi dire quelle cose, esci in strada. E io penso che sia il mezzo principale e poi ricolleghi, cioè diventa un cerchio. Quindi poi volevo fare un appunto sulla lingua sarda perché ci tengo troppo, perché io scrivo bilingue, quindi
Io penso che tradurre in gallurese fosse un complimento che vi hanno fatto, perché vabbè, è un mio parere ovviamente, però penso che abbia la stessa validità che tradurlo in inglese. Secondo me, se valorizziamo la lingua sarda come quella inglese, come la lingua araba, che secondo me non conosciamo abbastanza per la forza che ha invece, è sempre una cosa in più. Io dico sempre, preferisco conoscere 10 lingue male che l'inglese bene. Vabbè, niente, grazie. Va bene, cioè, sarebbe appunto tante cose da approfondire ancora, purtroppo vogliamo mantenere un programma e quindi chiamo subito Giancarlo per la presentazione della...